Tempo fa abbiamo realizzato una miniserie dal titolo Fucili da collezione. Oggi, a distanza di qualche anno, ci è venuta voglia di rivedere qualche bel fucile, ben fatto, diciamo di classe. A prima vista potrebbe apparire come una qualsiasi doppietta, tuttavia nel suo genere possiamo ritenerla come unica, per delle caratteristiche che la distinguono completamente dalle doppiette che vengono normalmente prodotte. Non si tratta del bel legno o della bella incisione, che sono delle cose che possono essere, diciamo, eseguite su qualsiasi tipo di fucile, ma si tratta del modo con cui la doppietta è stata costruita, dei materiali che sono stati utilizzati, delle ore di lavoro manuale che sono state applicate per ottenere il massimo della precisione nell'assemblaggio di tutti i componenti. Altra cosa che distingue la doppietta, diciamo, dalle doppiette classiche che si sono rifatte alle meccaniche inglesi, è il fatto che utilizza dei meccanismi quali sono l'acciarino, l'eiettore, il sistema di monogrillo, e negli anni tutta la parte meccanica, quali la bascula, le canne, che praticamente si possono ora trovare solo sulle doppiette Rizzini, non essendo queste acquistate da nessun'altra ditta. Infatti, una delle prerogative è quella di costruirsi tutto il fucile all'interno della propria azienda. Perciò all'interno entra solo acciaio e legno ed escono fucili finiti. Quindi negli anni si sono attrezzati di macchine per fare le canne, per fare le bascule e per fare tutte le parti meccaniche di cui è composta la loro doppietta. Ma adesso passiamo dalle parole ai fatti e mettiamo da parte il fucile finito, andando a prendere delle parti meccaniche che osserveremo in dettaglio per vederne il disegno e la finitura. Come già accennato, le nostre doppiette si distinguono per delle caratteristiche meccaniche completamente diverse da quelle che si trovano normalmente su altre doppiette. Queste meccaniche sono state inventate e brevettate da mio padre negli anni 80. Stiamo parlando dell'acciarino, del sistema di eiettore e del sistema di monogrillo. Qui abbiamo un esempio dell'acciarino che è composto, da come si può vedere immediatamente, da pochissime parti. Questa caratteristica dà all'insieme della sua meccanica una robustezza e una resistenza all'usura che su altri meccanismi è molto difficile riscontrare. Infatti, se osserviamo da vicino, questo acciarino è composto solo dal cane, dalle due stanghette e dalla molla. La briglia, che è questa parte metallica, è di solito in altri meccanismi fissata alla piastrina tramite delle viti. Sul nostro acciarino questa è ricavata da un pezzo unico. Ovviamente la lavorazione è molto più difficile ed elaborata. Tuttavia il risultato che si ottiene è una meccanica molto più resistente e che praticamente in questi 30 anni di attività non ha mai mostrato nessun difetto di funzionamento. L'eiettore è un altro dei meccanismi da noi brevettati e anche in esso si possono trovare quelle che erano un po' le idee di base di mio padre, e cioè cercare di semplificare al massimo le parti meccaniche, creare dei pezzi con delle dimensioni, nel limite ovviamente del possibile, abbastanza grandi, in modo da avere superfici di frizione molto ampie, attriti molto ridotti e dunque resistenza all'usura molto elevata. La bascula è famosa per il fatto che ogni calibro viene realizzato con una bascula costruita su misura, vale a dire, se noi costruiamo un 28, un calibro 28, abbiamo una bascula del calibro 28, se costruiamo un calibro 16 abbiamo una bascula del calibro 16, eccetera. Ovviamente, data la bassa produzione che ha la nostra ditta, vale a dire 11 fucili all'anno,
Questo sembrerebbe quasi una cosa fuori dal comune, perché se uno pensa che deve costruire per ogni calibro una bascula, un acciarino, una croce, un sistema di grilletto, tutto proporzionato, alla fine sembra quasi che il gioco non valga la candela. Eppure questa idea di lavoro, questo modo di lavorare, negli anni ha premiato la nostra ditta, perché si è rivelato vincente. Infatti al giorno d'oggi, a certi livelli, diciamo, di qualità, la clientela cerca sì l'arma per andare a caccia o il pezzo da collezione, ma soprattutto cerca qualcosa di unico, ed è quello che noi, facendo questo genere di lavorando in questo modo, pensiamo di riuscire a dare ai nostri clienti. Vediamo ad esempio qui un acciarino che è stato lucidato, tirato praticamente a specchio. Ma mi direte, cos'è che differenzia questa tiratura a specchio dalla tiratura a specchio di un altro, magari di un altro acciarino, di un'altra meccanica? La differenza essenziale è che per ottenere il lucido, qui non si è usata la tela abrasiva che avrebbe portato a un arrotondamento degli spigoli, ma si sono usate esclusivamente pietre abrasive rigide. Cosa significa? Che per ottenere questo lucido si è impegnato più del doppio del lavoro che si renderebbe necessario se si usasse invece la tela abrasiva, perché la tela abrasiva entra in tutte le asperità del materiale, ne segue le forme, le ondulazioni e lo lucida, mentre la pietra, se c'è ad esempio una riga, non va a lavorare dove c'è la riga, ma asporta tutto il materiale che c'è intorno fino a raggiungere il fondo della riga stessa. Questo comporta un maggior numero di ore necessario per ottenere questo genere di pulitura. Ovviamente, per realizzare tutte queste cose che vengono ricavate dall'acciaio, bisogna lavorare di macchina e di banco. Perciò noi adesso andremo nel laboratorio e vedremo come nascono i fucili. Cosa significa costruire un fucile? Prendiamo ad esempio la canna del fucile. Noi partiamo da questo massello di acciaio che viene colato in Inghilterra, viene fucinato in Italia e poi viene mandato qui da noi con questa forma, che è ben lontana da essere quella della canna finita. Questo è il secondo passaggio, dove il massello viene sgrossato e preparato per la foratura e per la tornitura. E questa invece è la canna finita. Teniamo conto che da questo punto a questo punto perdiamo il 90% dell'acciaio, che va tutto buttato via. Tuttavia la canna che si ottiene alla fine ha delle caratteristiche meccaniche e balistiche assai superiori di quella che si otterrebbe facendo un'altra procedura. Ovviamente la prima parte del lavoro viene compiuta con delle macchine, sarebbe impossibile eseguirla a mano. Ma la cosa più importante è che dopo che la canna viene sgrossata con il tornio, tutto il resto delle lavorazioni è eseguita manualmente, vale a dire la finitura esterna, la linea, la pulitura, la ramponatura della canna sulla bascula, la lesatura interna, la lappatura, le strozzature, tutte quelle che sono, diciamo, le operazioni di finitura vengono eseguite manualmente. Ciò permette di avere delle tolleranze strettissime e dei livelli di finitura che con le macchine, pur essendoci tutt'oggi una tecnologia molto avanzata, non si riuscirebbe ad ottenere. Una delle cose più difficili nella realizzazione di una canna è il momento della raddrizzatura della canna, per cui secondo me varrebbe la pena di dare un'occhiata all'attrezzatura che viene usata. Infatti la raddrizzatura della canna è una di quelle poche cose che viene eseguita totalmente a mano e tramite l'ausilio dei soli occhi di quello che la fa, perché non esiste macchina in grado di raddrizzare un tubo
come lo può fare un esperto cannoniere. La difficoltà di questa operazione nasce tutta dal fatto che deve essere eseguita senza avere nessun riferimento preciso e solamente seguendo quelle che sono le forme di un'ombra che si osserva all'interno del tubo. Per ottenere ciò, il cannoniere traguarda attraverso il foro della canna una luce al neon dove è posta una linea nera che riflette sulla superficie lucida dell'interno della canna un'altra linea nera a forma di V, diciamo. In questa V, se la canna non è perfettamente dritta, si possono vedere delle piccole ondulazioni, delle flessioni che possono essere verso l'alto, a destra, a sinistra, a seconda insomma di com'è la piegatura. E il cannoniere deve avere l'esperienza e la capacità di capire cosa gli dice quest'ombra, cioè da che parte la canna è piegata, e di conseguenza, dopo aver individuato il punto preciso dove c'è la piegatura, andare a raddrizzarla con uno strumento che viene chiamato bilanciere. Il tutto avviene manualmente e quindi anche qui è una cosa che sta tutta nella capacità proprio del cannoniere di dosare la forza nel bilanciere per ottenere la piegatura sufficiente, perché essendo un tubo abbastanza sottile, nell'ordine dei 9 decimi di millimetro nel punto più sottile, basta fare più forza del dovuto che invece di raddrizzarlo lo si piegherà dall'altra parte. E quindi è proprio una questione di delicatezza da parte dell'esecutore per ottenere, diciamo, una raddrizzatura perfetta. Questa raddrizzatura non è un'operazione che viene eseguita una volta sola. Praticamente viene ripetuto ogni volta che dalla canna viene asportato del materiale, sia dalla parte esterna che dalla parte interna. Essendo l'acciaio della canna fucinato, in esso rimangono delle tensioni residue che ogni volta che noi andiamo ad asportare del materiale piegano la canna e di conseguenza necessitano di una ulteriore raddrizzatura. La produzione qui è di 11 fucili all'anno, uno al mese. E allora perché non 12? Risposta: perché un mese all'anno ci riposiamo anche noi. Costruire un fucile significa realizzare tutti i suoi componenti. Per fare questo ovviamente bisogna avere delle macchine adatte allo scopo. Noi ci siamo muniti negli anni di macchine a controllo numerico che riescono a garantirci il massimo della qualità nella meccanica, perché il fucile fine deve essere sì realizzato a mano, ma è molto importante che la sua meccanica sia costruita in modo perfetto, perché il fucile fine deve essere bello, ma deve essere anche affidabile e non deve mai incepparsi né dare problemi. Ovviamente le tolleranze che una macchina può dare sono molto strette, ma non sono sufficienti per avere una tolleranza vicino allo zero. Per questo motivo noi con le macchine ci avviciniamo a quelle che sono le misure definitive del fucile. Quel poco che rimane viene asportato manualmente per ottenere un assemblaggio praticamente perfetto. Per fare questo lavoro ovviamente bisogna lavorare di lima e lavorare al banco, che è quello che adesso ci appresteremo a vedere. Una volta si diceva olio di gomiti, ma mi sembra che anche oggi non si scherzi.
Potrà sembrare paradossale dopo aver visto tutta la tecnologia delle macchine a controllo numerico, ma la maggior parte delle ore di lavoro che ci sono nella costruzione di un fucile fine sono quelle che si fanno al banco. Infatti, nonostante le macchine a controllo riescano a darci un'elevata precisione, dopo il loro lavoro ci sono mille e più ore di lavoro manuale che servono a raggiungere la finitura che vogliamo ottenere sui nostri fucili. Vediamo qui ad esempio mio cugino che sta facendo una pulitura a pietra della culatta di bascula. Lavoro molto lungo e che va eseguito da personale con elevata esperienza. Per riuscire infatti a maneggiare questi utensili in modo preciso servono anni e anni di pratica e, come diceva spesso mio papà, nonostante ci vogliano anni, non si è mai imparato a sufficienza. Gli insegnamenti dei vecchi qualche volta danno i loro frutti. Papà Rizzini, da dove si trova, sarà senz'altro contento. Anche le parti più piccole e nascoste del fucile vengono trattate e rifinite con una cura che oseremo definire maniacale. La brunitura delle canne è un'altra di quelle operazioni che viene eseguita seguendo delle ricette che risalgono a una tradizione molto antica. Noi usiamo un sistema che fu ideato dai monaci nel 1700 e che si basa essenzialmente su una corrosione controllata del materiale. Infatti la brunitura della canna non è una vernice che copre l'acciaio, ma è un insieme di piccole corrosioni, dei piccoli puntini nell'acciaio che danno quel colore blu con delle tonalità rosse e viola che contraddistinguono, diciamo, i fucili di alta classe. Infatti, se la brunitura viene eseguita con delle corrosioni più violente per ottenere un tempo di lavorazione inferiore, il risultato è molto, diciamo, blando e ha un colore grigiastro. Mentre usando la nostra procedura, che richiede più di 10 giorni di lavorazione per ogni canna, si riesce a ottenere un colore vellutato e molto brillante che esalta la qualità delle finiture della canna stessa. Questo è quello che potremmo considerare il caveau della nostra ditta, nel senso che qui sono conservati i materiali più preziosi attualmente nella costruzione del fucile, vale a dire i legni. La loro, diciamo, importanza nasce dal fatto che ognuno di questi pezzi è stato selezionato fra centinaia di pezzi di noce e soprattutto per raggiungere la giusta stagionatura ognuno di questi pezzi di legno deve rimanere depositato qui per almeno 7 anni. La difficoltà di trovare dei legni con delle venature di questo tipo oggi raggiunge livelli elevatissimi, tanto più che non si può pretendere di trovarne più di 3-4 pezzi all'anno. Fortunatamente noi, con la nostra produzione molto bassa, possiamo permetterci di tenere qui il legno a stagionare ed averlo così perfettamente essiccato quando è il momento di usarlo. Ci sono molti modi per lucidare il calcio di un fucile, ma solo uno permette di ottenere il massimo della bellezza e di esaltare tutte le caratteristiche del legno. È il sistema che viene detto, diciamo, a olio. L'unico, tra virgolette,
problema di questo sistema di lucidatura è che richiede moltissimo tempo. Infatti, per raggiungere la finitura di un calcio bisogna mettere 70 mani di olio una volta al giorno, vale a dire più di 2 mesi di lavoro. Raggiungendo la finitura lucida di un calcio, ovviamente la superficie sottostante deve essere tirata in modo perfetto, altrimenti la finitura ne esalterebbe i difetti. Dunque, quando troviamo un calcio finito a specchio, ciò ci dà la garanzia che la qualità della finitura è stata eseguita ai massimi livelli. A proposito di legni, mi viene in mente una cosa che è successa a un nostro cliente, il proprietario di questi due legni, appunto, che è un facoltoso signore americano che ha preso casa in Inghilterra, un appartamento a Londra, e mi raccontava che un paio d'anni fa è stato svegliato nel pieno della notte dal telefono, perché lui, abitando in Florida, ovviamente ha il fuso orario, e dall'altra parte c'era la sua governante di Londra, che praticamente era agitata, continuava a urlare. Cos'era successo? In pratica erano entrati i ladri nel suo appartamento londinese, e questa signora non sapeva più. Adesso voi immaginate, questo qua avrà avuto quadri d'autore, argenteria, un sacco di roba, insomma, e questa signora non riusciva più a parlare, era agitata, voleva chiamare la polizia, e lui a un certo punto le ha detto: si calmi, e le ha detto: adesso lei vada in camera e mi dica quello che c'è sotto il letto. La signora è andata a vedere, è stata via 5 minuti, e quando è rientrata gli fa: ci sono 29 pezzi di legno. E lui gli ha detto: va bene, allora siamo a posto così, per tutto il resto non me ne importa, erano quelli che mi premevano. Tanto per dirvi che importanza possono avere dei pezzi di legno per un collezionista. Questo qui è uno che va in giro tutto l'anno per il mondo a cercarsi dei pezzi di legno da poter poi utilizzare per dei fucili di alta classe, e per lui questi qui valgono più di qualsiasi quadro, di qualsiasi argenteria che uno possa avere. Divertente questa storia. Ce ne hai qualche un'altra, Stefano? Ce ne sono. Abbiamo ad esempio un nostro caro amico svizzero, che è un cliente, ma i nostri clienti sono tutti amici, che è un dottore molto meticoloso, che negli anni ha preso già un discreto numero di nostri fucili. E questo qui è proprio uno di quelli che i fucili li tiene come se fossero delle reliquie, tanto più che si è fatto costruire una rastrelliera con all'interno un sistema che rilascia nell'aria delle particelle di olio per mantenerli perfetti. È talmente, diciamo, geloso dei suoi fucili che una delle rare volte che siamo andati a trovarlo in Svizzera non ci ha addirittura permesso di toccarli a noi, che siamo stati quelli che li hanno costruiti, perciò possiamo immaginare ai suoi amici e conoscenti quello che lascerà fare. Questa è una delle nostre ultime creazioni, un express, vale a dire una doppietta che si usa per la caccia grossa in Africa. Si tratta di un 4,70 Nitro Express, il principe dei fucili per la caccia all'elefante. Nel realizzare questo fucile, come nostro solito, abbiamo pensato delle meccaniche innovative e abbiamo ideato dei sistemi di sicurezza molto particolari. Per dirne uno, ad esempio, un sistema che evita in modo assoluto il pericolo che partano i due colpi contemporaneamente. Infatti, se due colpi partiti assieme con una doppietta del 12 possono provocare un dolore alla spalla e niente più, due colpi partiti con un fucile di questo calibro possono, oltre a procurare delle fratture, anche procurare la morte stessa del cacciatore, che privo
di difesa verrebbe a questo punto ucciso dall'animale ferito. Molte volte l'arma fine si distingue anche per dei dettagli, per dei particolari. Ad esempio, sul nostro Express abbiamo realizzato un tipo di mirino che è completamente diverso e innovativo rispetto ai mirini che si trovano su fucili del medesimo genere. Si tratta di un mirino rotante su se stesso che permette di avere una mira migliore quando c'è poca luce oppure una mira più precisa quando si spara a un bersaglio a distanza. Generalmente questo tipo di mirino viene realizzato in maniera molto diversa e molto più grossolana sulla maggior parte degli Express, perché i sistemi adottati rispecchiano ancora quelli che erano stati inventati più di 100 anni fa dalle ditte inglesi. Con questo tipo di mirino noi siamo riusciti a ottenere una maggior precisione nel tiro e una migliore estetica nella canna del fucile. L'Express, a detta di molti, rappresenta il culmine, diciamo il punto massimo che un costruttore d'armi può raggiungere. Noi, costruendo questo Express, abbiamo creduto non di raggiungere il punto massimo, ma un altro punto da dove partire per migliorare ancora di più quello che sono i nostri fucili. Una bella famiglia di costruttori di fucili da caccia e di cacciatori anche. Che possiamo dire allora? In bocca al lupo, ragazzi, e buon lavoro!